MGM. È una di quelle giornate che durano 48 ore. L'ho passata cacciando alcuni sostenitori fanatici di un quarterback che era stato ricattato. Lo sapevo quando ho accettato il caso che si trattava di robaccia da Feng. Ma una volta ero uscita con uno di questi fanatici a Los Angeles e mi era sembrato davvero molto divertente. Già. Sono tornata in ufficio come se avessi trascorso il pomeriggio in mezzo a una rissa. Volevo solo un goccio di scotch con ghiaccio e una serie di gratini sulla nuca da parte del mio segretario. E invece trovai un messaggio. Scusa, Brady. Ti lascio perché mi sposo. Alla mia ragazza non piacciono i fuori orario. Con affetto, Frank. PS. Ho chiamato l'agenzia perché ti mandino un altro ragazzo. PPS. Sei rimasta senza scotch. Per caso l'ha mandata l'agenzia che procura segretari? No? Beh, mi lasci indovinare. Lei ha bisogno di una guardia del corpo. No. Non credo proprio. Calma, amico. Io non lo farei se fossi in te. Il mio secondo messaggio della giornata. Era meglio che non si esprimesse. Forte e silenzioso, era un muto. Il messaggio era stato scritto dal suo capo, Harrison Woolley. Avrebbe mandato la sua limousine. Avevo sentito dire che Woolley fosse sgargiante, egocentrico, autoritario ed egoista, ma per $200 al giorno più le spese posso affrontare qualsiasi tipo di individuo. Non può essere così difficile. Sono tutte uguali. È appunto per questo motivo che si chiama parure di valigie. Vacci piano con le mie gambe. Potrebbero spezzarsi. Ah.
Bene. Lei è più carina di quanto osassi immaginare. Scusi. Sì? Wooly. Wooly, hai un aspetto stupendo. Hai ricevuto il mio telegramma. La Warner Bros. Continua a telefonare. Hanno offerto 1,5 milioni per il tuo libro. Troppo poco e troppo tardi. E hanno contattato Redford. Abner, ho appena concluso un affare con un indipendente giapponese. 2 milioni. Ma è favoloso. Non per te, Abner. Tu non sei più il mio agente. Vedi, il nostro contratto è decaduto ieri a mezzanotte. Ma che cos'è? Un pezzo di carta fra due amici? Wooly, non puoi farmi una cosa del genere. Andiamo via. Wooly, ti prego, non farmi questo. Su, andiamo, Wooly. Wooly, ti prego. Dove ero rimasto? Non ha ancora cominciato. La posso chiamare Barbara? Mi chiami Brady, ormai lo fanno tutti. Spero che lei sia curiosa, Miss Brady. E vorrei che lei diventasse la modella per la protagonista del mio romanzo. Io? I suoi libri non trattano di crimini realmente accaduti. I casi sono reali, ma il protagonista è sempre Clément Moreau, ovvero il mio alter ego. È solo che il povero Clément è un po' arretrato rispetto ai tempi che corrono. Mia cara Miss Brady, avrò bisogno di una nuova fonte di ispirazione, se sarò ancora in grado di scrivere. Grazie al suo aiuto potrò creare un personaggio completamente nuovo, una bella detective signora. Donna detective. Una donna detective che lavora basandosi sull'intuizione. Ah, sull'intuizione, ma naturalmente non dovevo anticiparmelo, l'avrei indovinato da sola. Touché, mia cara. I partecipanti di questa serata sono tutti scrittori molto conosciuti. La creatrice di Carrie Wade, la giovane detective d'America, sul punto di passare dalle pagine di un libro alla televisione, signori, Evan Picard! Ed ecco l'uomo che ci ha regalato, come dicono in molti ormai, la personificazione del detective duro e forte, Danny Lance, Mitch Dillon! L'eloquente autore che per ben 20 anni ci ha tenuto sempre con il fiato sospeso fino all'ultimo, grazie al nostro ladro gentiluomo John Scalise. Manfred Hayes. E naturalmente è tra noi la grande dama del mistero inglese, la creatrice della bella aristocratica Lady Shelby. La scrittrice di libri gialli più venduta al mondo degli ultimi 10 anni, Edwina Gaylor. Vi chiedo scusa. Le tue statistiche, Jonathan, sono tanto esecrabili quanto la tua prosa. Io sono lo scrittore di gialli più venduto al mondo degli ultimi 10 anni. Signori, l'ultimo dei partecipanti. In ritardo come al solito, caparbio come sempre, Harrison Woolley. Signor Wooly, la prego, posso avere il suo autografo? Assolutamente no. Non mi piace la corruzione intellettuale del mito dei personaggi. Ma se lei è decisa a dimostrare la sua adulazione, le suggerisco, mia cara, di andare subito in libreria a comprare tutta la mia opera. Troverà 14 volumi di prosa magnifica che trascende il solito genere più leggero. Che sacco di merda. Un giorno qualcuno gli tapperà la bocca per sempre. Amici miei! Fedeli scrittori del giallo, posso avere la vostra attenzione? Dal momento che siamo tutti nobili, anche se naturalmente c'è qualcuno che lo è un po' meno di altri, mi è venuta la pazza idea di condividere con voi un mistero, sì. E sembra che ci sia qualcuno che sta cercando di offendermi, rubando il mio ultimo manoscritto. Pensavo che mi avrebbe divertito scoprire chi, se mi volete perdonare l'espressione, l'ha fatto. Ho anche intenzione di offrire un premio sostanzioso per l'abile investigatore, per cui, buona fortuna e buona giornata. Harrison, ti prego, Harrison. Sì, che cosa c'è? Io volevo dormire in camera tua. Io volevo che fosse tutto come l'anno scorso. L'anno scorso, amore mio, era l'anno scorso e io cerco sempre di non ripetere gli stessi errori. Andiamo.
Per favore, i maglioni piegati, non appesi. Devo ripetergli le cose un sacco di volte. Oltre a essere muto, ora è anche sordo. Ho bisogno della settimana enigmistica. Guarda se c'è il London Observer da qualche parte, in questo posto dimenticato da Dio e incivilizzato. È davvero una mente molto semplice. Deve essere trattato come un bambino. E gli altri scrittori? Ha trattato come bambini anche loro? Si spieghi meglio. La storia del manoscritto sottratto è una falsa pista. Continui, Miss Brady. Oh beh, per me non c'è nessuno che vuole rubarlo. Cioè, lei avrà pure delle copie, per cui che uso ne farebbe un ladro? Bene. Una donna detective che non si basa solo sull'intuizione, ma anche sulla logica. È solo una tattica di cui mi sono servito per divertirmi in una occasione noiosissima. E comunque, visto che abbiamo organizzato la trama, non dobbiamo credere che anche gli altri possano essere intelligenti come lei. Il manoscritto c'è, l'ultimo caso di Clement Moreau. Voglio che lei lo tenga fino a lunedì e che mi aiuti a portarlo alla Narahara Industries. Narahara? Pensavo che producessero giocattoli e videogames. Logica e anche molto ben informata. Si stanno espandendo nella produzione televisiva e cinematografica. E adesso, mia cara, io sono piuttosto stanco. Se vuole tornare domani mattina presto. Ci vediamo alle 10. Alle 8. Troviamo un accordo alle 9:30. Lasci che le dica una cosa. E questa sera ho provato una grande soddisfazione. Mi auguro sia stato lo stesso anche per lei. E so di aver messo in gioco la mia reputazione. Del resto, non sono San Francesco d'Assisi, ma non sono poi tanto rozzo, non è vero? Ha ragione. Lei non è certo San Francesco d'Assisi. La consegna di un pacco e servire come musa ispiratrice per un personaggio come Harrison Woolley non era nel mio stile. Ma nemmeno accorgersi di essere inseguita rientrava nel mio stile. Decisi di prestare attenzione alla mia ombra. Il negozio di souvenir hollywoodiani di Wolf McReady mi sembrò un'idea meravigliosa. Barbara! Stavo proprio chiudendo. Sì, ma vorrei dare un'occhiata in giro. Devo lasciare in consegna il pacco? Ah? È l'affare di Corto Maltese, Wolf. Corto Maltese? Oh, io... Beh, mi scusi, signorina, prego. Vada avanti e dia pure un'occhiata in giro. Grazie. Ti faccio un altro pacchetto, eh? E poi torni subito a casa. Non appena raggiungo la macchina. Bene. Puoi... prendere qualche cosa. Per aumentare il volume. Non sei mai stato un bravo ragazzo, vero Wolf? Beh, mi hanno fatto cambiare idea prima dei 18 anni. Una volta mi sarebbe piaciuto essere un bravo ragazzo. Ehi, no, non è niente di pericoloso, vero? E tua madre non vuole che ti immischi in cose pericolose. È solo un manoscritto. Devo riuscire a consegnarlo a un produttore. Ah, beh, posso stare tranquillo. Ma perché hai scelto proprio questo lavoro? Scusi, non ho trovato niente che mi interessasse. Oh, beh, signorina, torni pure quando vuole. È l'affare di Corto Maltese, vero? Ci vediamo a casa. Il ragazzo che mi tallonava era ancora là, ma non avrebbe mai fatto la prima mossa. Per cui decisi di forzare l'azione. Perché mi stai seguendo? Voglio il manoscritto, per favore. Oh.
Finsi di fare un po' di storie prima di arrendermi. Dopotutto poteva esserci qualcuno che osservava. Ma il ragazzo era così lento che ho dovuto fare un'inversione U per farmi prendere. Non cerchi di fermarmi. Ho un coltello. Non ha senso morire per questo. Santo cielo, odio lavorare con i dilettanti. Tesoro? Il viaggio è... Oh, Barbara, sono felice di vederti a casa. Ti stavamo aspettando. Ma come fai a essere così? Vieni a dare un bel bacio alla tua vecchia e cara mammina. Ciao, Zandra. Ciao, Maurice. Wolf ha detto che ti ha dato un po' di trade oggi. Ah, è già arrivato a casa? No. Ha telefonato, ha una commissione da fare. Guarda Veronica Lake. Odio il modo in cui si dipinge le labbra. Dai, siediti, facciamo ripartire da capo il film. È una pistola in affitto. Oh, ti prego, l'ho già visto 25 volte, Maurice. Beh, ma ci sono io, cara. No, mi dispiace. Sono stanca e mi devo alzare presto domani. Sono contenta che tu ti prenda un po' di riposo. Se dormi 8 ore, i tuoi occhi acquistano bagliore. Aspetta, tesoro, dove sono finiti i trades? Oh, li ho perduti. Ah. Barbara? Ciao. Tu non li hai perduti, Trace. È successo qualche cosa, lo sento. Devi smettere con il tuo lavoro una volta per tutte. Una buona veggie burger e bignè al tartufo. Oh, insomma, Zandra, perché non mangiamo una bistecca e delle patate una volta ogni tanto, come la gente normale? Chi è la gente normale qui dentro? Dimmi un po' tu. Vilma Sterling, sai che mi ha detto? Che è tutta colpa mia, perché pochi giorni prima di metterti al mondo stavo girando il film giallo La morte è il mio destino. E lo sai che parte facevo in quel film? Esattamente quella che ho fatto in tutti i miei film. Venivo uccisa alla fine del primo rullo e poi il detective faceva le indagini. Finché poi non lo ammazzavano. Io più di ogni altro tesoro so quanto è pericoloso il lavoro che fai. E poi sei sempre lontana da casa, notte e giorno, e le telefonate arrivano a qualsiasi ora della giornata. Perché? Ha telefonato qualcuno? Oh, ha telefonato la tua segretaria telefonica. Oh. È ora che tu ti metta a fare un lavoro più sensato, Brady. Lascia che ti procuri un agente. Qualcuno ha William Morris. Una volta li conoscevo Lely, tutti. Lely, sono Brady. Che cosa c'è? Morris potrebbe occuparsi del trucco. Oh, saresti straordinaria. Potremmo tagliare i capelli. Anzi, potremmo mettere in mostra ogni sfaccettatura del tuo talento. La suite diplomatica, prego. Io sono stata un gran bel cadavere, ma tu diventeresti una star. Ti prego, Barbara. Barbara! Non avrai intenzione di uscire di nuovo? Devo farlo, mamma, è per lavoro. Oh, è stata tutta colpa mia. Non avrei mai dovuto presentarti ad Humphrey Bogart. Mi scusi, lei sta salendo in camera sua, non è vero? Vorrebbe dirgli che io lo sto ancora aspettando. Mi ha fatto scendere circa un'ora fa e ora non risponde neppure alle telefonate. Come? Non è più sceso. Oh, ma l'avrei visto, no? Un uomo che vuole maglioni piegati e non appesi non poteva vivere in un tale disordine. Chi poteva essere stato lì dentro? E poi, dov'era finito Harrison Woolley? Ah! Ecco,
Qualche piano più sotto c'era la risposta alla mia domanda. Harrison Woolley, senza ombra di dubbio, era morto. Vuoi un po' di tè irlandese? Oh, come sei gentile, no, grazie. E qui però c'è una giovane signora che sembra avere molto bisogno di una tazza di tè, vero? Grazie. Brady, B.T. Brady. Eccomi. Lo mette nell'elenco degli oggetti. Chi è questa? Brady, B.T. L'investigatore privato. Oh, scusi, è solo che mi aspettavo un uomo. Lo consideri un buon travestimento. Ehi, andiamo, ho detto scusa, va bene? Io sono il tenente Enso degli omicidi. Bene, è stata lei a chiamare? E cosa faceva qui? Io lavoravo per lui. E che cosa faceva? Il solito. Ha un'idea su quello che potevano cercare? Il solito. Lei non parla molto, vero? Ecco, credo che sia per questo che ci chiamano investigatori privati. Tieni giù le tue manacce, hai capito? Brutto briacone! No, la smetta immediatamente! Sto cercando di aiutarvi, ragazzi! Io credo... Insomma, si può sapere che sta succedendo qui? Adesso glielo dico! Jonathan Eastman ha ammazzato Harrison Woolley! Questo è ridicolo! Ah, sì? Invidiavi Woolley perché aveva una suite da $1,000,000, vero? Sei pazzo, non sai quello che dici! Anche lui vuole la suite, ma gli è costata cara! La svendita dei suoi libri! Non ha mai sopportato i successi che aveva Woolley! Anzi, lo odiavi a morte! Oh, però nemmeno tra te e il povero Woolley c'era molta simpatia! Come ti chiamò in quello show? Se non sbaglio, un filo fascista dagli istinti primordiali, simili a quelli di uno zoticone, e tu poi lo chiamasti... Uno stronzo pieno di sé, come in effetti era, ma non l'avrei mai ammazzato, no. Soltanto uno sporco mancino come te poteva ammazzare un povero arterio sclerotico. Devo fare qualche obiezione. Niente, mi sono costretto ad arrestarci. Mi faccio vedere te. Prendi questo, Edwina. Ci sono parecchie persone qui che hanno dei buoni motivi. Ad esempio, Evan Pickard. Naturalmente la donna è scornata. Anche questo è un motivo classico, ma tremendamente elegante nella sua semplicità. Oh, no! Oh, mio Dio! Amavo quell'uomo! L'amore per un uomo non ha mai impedito a una donna di ammazzarlo, mia cara. Beh, che ne dici di Abner Lito? Cioè, hanno avuto una terribile discussione. È stato l'ultimo a vedere Woolley vivo. Mi ha detto di attendere di sotto. Woolley stava aspettando qualcuno. Che ne dite di Manfred Hayes? Woolley è stato ammazzato in un ascensore, no? Beh, io mi ricordo di almeno 3 morti in ascensore nei suoi libri. Una quasi identica a quella di Woolley. Questo vi farebbe sembrare solo uno stupido. Oh, molto, molto spiritoso. Aspettate un minuto. Beh, ecco, io odio interrompere, ma vorrei prendere nota di tutto quanto. Oh, ma che carino. Userà anche un poligrafo, vero? Sa, una volta ho fatto usare a Lady Shelby una penna preziosa, una lie detector, sì, ma... non è uscito nulla di soddisfacente, purtroppo. È tutto assolutamente ridicolo. Una vera sciocchezza. Io veramente continuo a propendere verso Evan Pickard. È un motivo tanto puro. E poi, ovviamente, io non mi fido mai di chi scrive per i bambini. Credo che blocchi il cervello. Guardi, Hanson dovrebbe fare anche a lui un bel interrogatorio. Cosa? A chi? Oh, beh, è il servo del signor Woolley. E quel ragazzo è il suo chauffeur. Ehi, tu! Oh! Vieni qui! Ehi, voglio parlarti un minuto! Cerchi di prenderlo! Forza! Ehi! Oh, guardi! Oh, sta fuggendo! Ehi, amico! Non hai visto la luce rossa, eh? Ehi, fermati! Porca miseria, ma che succede, ragazzi? Scusi tanto. Ma che sta... Lei torni alla macchina. È anche il mio caso. Voglio parlarti. Ehi! Ehi, a lei. Ah, dannazione, è veloce per la sua taglia. È veloce anche lei per la sua. Ehi, tu! Tu, vigile! Ferma quell'uomo! Fermati immediatamente, amico. Ehi, fermo!
Fermati! Fermo! Si è fatto male? No, grazie, sto bene. Che cosa vuol dire? Forza, qual è il mio nome? Adesso me ne andrai un po' al fresco. M-I-T-C-H-D-I-L-L-O-N. Ma non ho mai letto qualche mio libro. Non ho assolutamente niente a che fare con questa assolutamente storia. È affascinante. Sai, io ho scritto molto su questo genere di cose. Provi a leggere uno dei miei. Allora lei non sa niente su questo Gert Jackson? No, niente. Vede, non ha mai parlato di se stesso. Oh, questa è carina. Personalmente io credo che sia troppo ovvio. Non può essere stato il maggiordomo. Anche se una volta ho cercato di inserirlo nel mio assassinio al maneggio. Ma quando l'hanno fatto in televisione, l'hanno trasformato in un capitano dei sottomarini. Ma davvero? Non so come mai. Ma sapete, forse ho la risposta. Potrei averlo ucciso io. Sì, perché, vedete, Wally mi ha superato nelle vendite per la prima volta l'anno scorso. E io, oltre ad essere veramente offesa, ero molto, molto arrabbiata. Crede che possa tornarmene a casa ora? Lei è sempre così loquace. A volte riesco anche a trattenermi. Quando succede? Succede dopo. Dopo che cosa? Si tratta di un invito, forse. Mi dispiace. Io vivo con mia madre. Capisco. E non intendo assolutamente portare a casa il lavoro con me. Bene, questa è una buona ragione per risolvere velocemente il caso. Continuava a fare deduzioni, ma non erano che inutili rompicapo senza risposta. Avevo un cliente morto, un manoscritto che scottava, sospetti di cui non sapevo che farmene e la spiacevole sensazione di avere una spada sopra la testa. Inoltre ero anche stanca morta. Probabilmente quella notte mi rigirai 6 o 7 volte prima di addormentarmi. Wally, adesso so il segreto dei tuoi libri. Ci vediamo più tardi e discuteremo del prezzo. Brutto nobile, poco nobile. Mamma? Oh, tesoro, ti ho tenuto via un po' di uova al bacon. Germi di soia, vero? In parte. Forse ti sorprenderà, ma io ho perso il mio appetito. L'hai messo tu nella mia stanza? Che cos'è? Beh, non lo so. Maurice dice che non l'ha messo lui. Forse è stato Wolf. È appena uscito. Però non ha alcun senso così. Giovane donna, la debolezza fisica equivale alla debolezza mentale. Devi deciderti a fare un po' di allenamento nutritivo. Ah, devo uscire. Giovane donna, torna indietro a bere il latte acidulato. Era dunque un mistero nel mistero. Il ricatto non era reale? E se lo fosse stato, come faceva a essere entrato in camera mia? Stavo cominciando a pensare alla mia prossima mossa.
mentre entravo in ufficio. Proprio come in un film di Dick Powell, mi si aprì un buco nero di fronte agli occhi e ci caddi dentro. Brady. Ciao, piccola, sono io. Ralph? L'allenatore ci ha fatto uscire presto. Ho pensato che forse potremmo uscire insieme stasera. Perché non facciamo un po' d'allenamento lontano dai campi da gioco? Mi piacerebbe, tesoro mio, ma adesso sono un pochino distrutta, capisci? Comunque richiamami, eh? E presto anche. Ci vediamo. Ciao. Per gli uomini è un problema. Se non finiscono la partita è come non averla mai cominciata. Meglio così che non cominciare mai. Ah, che ironia parlare con un giocatore di football quando mi sembrava di essere stata colpita da una pallonata. Ma adesso i contatti sportivi dovranno aspettare. Devo tornare a concentrarmi su Harrison Woolley. Ah, era un uomo impossibile. Un buon scrittore, però. Ecco, in verità, io volevo porle una specie di domanda ipotetica. Mm-hmm. Come grande ammiratrice dei suoi libri, mi chiedevo che cosa farebbe la sua detective Lady Shelby in una... sì, in una situazione del genere. Oh, io adoro i giochi intellettuali, mia cara. Ok, che cosa farebbe Lady Shelby... E se le capitasse di venire in possesso di una certa prova che potrebbe rivelarsi altamente incriminante per un feroce assassino? E questa è la sua domanda? Nient'altro? Oh, vabbè, diciamo che ha anche avuto un colpo di sfortuna e il suo cliente è stato ammazzato prima di essere pagata. In primo luogo, mia cara, se ha provato per caso a leggere uno dei miei libri, lei saprà che Lady Shelby non avrebbe... mai accettato una ricompensa per le sue indagini. E in secondo luogo, non arriverebbe mai ad occultare una prova altamente incriminante relativa ad un assassino. Mai, mai, mai! Beh, mi scusi, l'ho chiesto alla scrittrice sbagliata. E grazie per il tè. Contavo che Edwina diffondesse la voce. Ho sempre avuto una grande fiducia nella natura umana e mai sono stata delusa. Allora, chi sei tu? Chi ti ha mandato qui? Il mio nome è Peter Tentin. Mi ha mandato l'agenzia per il posto di segretario. Sono veramente dispiaciuta. Credo di essere un po' troppo apprensiva oggi. Già, me ne sono accorto. Senti, permettimi di essere onesta con te. Da ciò che mi hai detto, sei troppo qualificato per questo lavoro. La paga è da straccioni e gli orari sono anche peggio.
Io devo lavorare. Facciamo così. Adesso ti farò fare un assaggino delle condizioni di lavoro. Bene. Vorrei che tu portassi da basso questa busta con molta attenzione e che la imbucassi nella cassetta postale qui di fronte. Ma non c'è nessun indirizzo scritto. Va bene, lei è il capo, niente domande. La cassetta qui di fronte, lo consideri fatto. Oh, mi scusi. Posso entrare? Perché no? Qui ormai entrano tutti. Chi è quel pivello? Il mio segretario. Da quel che vedo, non è un buon segretario, non sa archiviare. Che è successo qui dentro? Pulizie di primavera. Pulizie di primavera. Già, così lei ha detto che usciva con me non appena concluso il caso, giusto? No, ma credo che ci penserò. Bene, perché forse ho trovato il nostro uomo. Ho esaminato le impronte digitali di Gar Jackson, alias Lamar Parker, e ho scoperto che è evaso dallo stato del Mississippi. È fuggito una ventina d'anni fa, era recluso... Mi sta ascoltando? Omicidio. Dobbiamo solo scovarlo e farlo confessare. Non dovrebbe essere difficile. Allora, che cosa le piacerebbe mangiare? Ah, dannazione, temevo proprio questo. Mi scusi. Ah. Mi scusi. Ehi, si fermi. Mi scusi. Ma cosa sta facendo? Accidenti! E stia più attenta! Pensando a quel delinquente che stava attraversando mezza città con un'altra busta inutile. Nel frattempo io recuperai il manoscritto originale. Non dirlo a tua madre, ti prego. Mi ha preparato una cena così carina, semi di girasole e insalata con germogli conditi con lo yogurt. Non mi perdonerebbe mai se sapesse che l'ho presa in giro. Se non le dici niente di questa storia, io non le dirò niente dell'hamburger. Union Station, deposito bagagli. Non c'è deposito per pacchi. Devo dirtelo, Wolf, non è un posto originale come nascondiglio. Beh, tu mi hai detto corto maltese. E questo è proprio corto maltese, Brady. Hai fatto bene, davvero. Ti ringrazio molto, ciao. Barbara, questa storia ha a che fare con Harrison Woolley, vero? Io ho guardato nella busta, non per... La ragione per cui te lo chiedo è che si tratta di un assassinio. E tu hai promesso a tua madre che ti saresti interessata solo di custodie e di divorzi. Hai promesso che non ti saresti mai occupata di omicidi. Cerca di pensare a lui come una persona scomparsa per sempre. La smetti di comportarti come un uomo almeno per un minuto? Tu non sai in che storia ti sei cacciata. Lo so che non sono il tuo vero padre, ma mi sento responsabile per te. E tua madre e io... Beh, ti vogliamo bene. E io non so cosa faremmo se ti capitasse qualcosa. Grazie. Andrà tutto bene. Se mi accorgo che il gioco si fa pericoloso, mollo, lo prometto. Ok? Ok. Ci vediamo. Mi sentivo in colpa per aver mentito a Wolf. Ma una donna deve fare quello che una donna deve fare. Oh,
Oh, Maurice, sei veramente il migliore. Mm. È bello poter esercitare la mano una volta ogni tanto. Ehi! Guardate, questa sera per cena avremo una zucca con barbabietola, le carote e poi l'erba di mais. Oh, Barbara, tesoro mio caro! E così hai voluto farmi una sorpresa. Però credo che avresti dovuto pensarci un po' prima, Maurice. Hai visto, Barbara? Quando ti decidi a curarti un attimino di più, hai un aspetto favoloso. Davvero, guardati. T'ho fatta io. Guarda che magnifica struttura ossea. Ma qui c'è sotto qualcos'altro. Quell'orribile lavoro da detective. Lo so che Wolf ti ha dato una mano alle mie spalle. Credevo di potermi fidare di te, Maurice. Mi dispiace tanto, Zandra. Non è niente di pericoloso, mamma, te lo giuro. Si tratta di un manoscritto che devo consegnare. Lo scrittore ormai è morto e la responsabilità è tutta mia. Morto? Non si tratta di Harrison Woolley, vero? Ah, beh, non è così rischioso come può sembrare. Avrei bisogno della tua auto, ok? Ti prego, grazie. Prometto di riportartela per il tuo seminario. Ma... Dovremmo dirglielo, Zandra. Non possiamo più mantenere il segreto. Mi sentivo meglio non avere nessun ragazzaccio alle calcagne. Ero decisa a servirmi di quel travestimento un po' più spesso. Volevo tenere ancora un po' il manoscritto prima di fare la consegna. Ci doveva essere qualcosa che non avevo notato. Ah, una bistecca e una birra era quello di cui avevo bisogno. Infine, un bel letto dove riposare. Oblat faceva proprio al caso mio. Carino. Il titolo era stato scritto con dei microchips. Forse Woolley pensava che per 2 milioni di dollari i produttori dovessero saperne di più. La storia era noiosa, ma la trama era buona. Avevo letto di quel caso che gli era servito per il libro, il genio dei computer derubato del più grande prototipo tra tutti i videogames sin dai tempi di Pac-Man. Il caso non era mai stato risolto, ma il romanzo di Woolley era abbastanza intelligente. Ah, non so cosa mi aspettavo di trovare. Non c'era niente. Non aveva senso che qualcuno cercasse di rubare il manoscritto. Chiunque si volesse far passare come il vero autore avrebbe potuto rischiare la morte. Dannazione! Alla faccia dei travestimenti! Odio quelli che ti inseguono con vecchie carcasse. Non si preoccupano dei danni che ti possono fare. Bleh. Ce l'avevi tu allora? Devo avere subito quel manoscritto.
Lasciami andare! Lasciami andare, dannazione! Okay. Dimmi perché stai lavorando! Lasciami andare! Non voglio parlare con te, lasciami, hai sentito? Bene, ora andiamo a fare una passeggiata! Mi stai facendo male! Mi piace camminare parlando, a te no? Non voglio parlare con te! Oh, davvero? Mi sembrava invece che tu avessi qualche cosina da dirmi! Ehi, ma che fai? Non accelerare! Parla allora! Ehi, dai, non accelerare! Avanti, ehi, dimmi tutto! Queste sono le mie uniche scarpe, non voglio parlare, non voglio parlare! Ok. Parlerò! Chi ti ha assunto? Abner Litto. Lei deve capire, ero disperato. Volevo fare lo scrittore televisivo, ma non si può trovare un lavoro senza un agente e un agente senza un lavoro. Tu mi stai spezzando il cuore. Lido mi avrebbe fatto da agente se gli portavo il manoscritto. La prego, cerca di capirmi. Per favore. Se ti può interessare, Neil Simon non ha iniziato in questo modo. Signora, volevo che lo sapesse. Non le ho detto ancora tutto. Io e Dabner siamo solo una parte dei suoi problemi. No. Litto, lo so che sei tu. Ricorda, ti posso prendere in qualsiasi momento. Basta solo che lo decida, Brady. Dimmi una cosa. Perché quei Marlowe o Spade o qualsiasi altro di quelli non hanno mai abbandonato un caso? Non lo so. Ma le pistole che avevano loro erano tutte caricate a salve. E tutto il sangue che Bogart ha perso era Max Factor numero 10. Ma questo caso è un po' diverso. Il sangue e i proiettili sono veri. Già, ma è come se avessi... non saprei, dei doveri verso il mio cliente. Un codice d'onore o... Andiamo. Questa è roba da romanzi strappalacrime. I detective non abbandonano mai i propri clienti, Wolf. Specialmente quelli morti. Oh, questo forse nei film. Tu hai preso soltanto del denaro. Devi solo restituirlo. Nessuno si aspetta che tu sia pronta a morire per $200. Hai ragione. Lascerò perdere. Non ho più nessun interesse che mi coinvolga in questa storia. Sì, il tenente Hanson, per favore. Ok, beh, quando rientra vuole per favore dirgli che ha telefonato Brady? Sì, certo, lui sa come raggiungermi. Sì, ecco, gli dica solo che ho qualcosa da dirgli. Grazie.
È difficile, sa, non notare l'auto. Salga. Oh, no, prego, prego. Ammetto di aver esagerato. Però lei mi deve credere. Io non ho ucciso Woolly. E quello scrittore da strapazzo non ha mai descritto un assassinio senza che poi succedesse davvero. Voglio crederle. Salga. Ai suoi ordini, signora. Si tolga le scarpe, prego. Eh? Ho detto si tolga le scarpe! Ma lei deve capire. Qui c'è in gioco la mia reputazione. La Warner Bros. Ha ottenuto Redford e manderà avanti il progetto. Devo subito consegnare loro quel manoscritto. Se le interessa, potrei anche dividere la mia percentuale con chi mi aiuterà a trovarlo. Si tratta di $75,000, più metà del 10% di 7,5% del ricavato. Faccia silenzio! Ehi, ma cosa sta facendo? Ora mi ascolti, le farò una domanda. Per quale motivo Woolly mi ha assunta? Perché mai aveva bisogno di un detective? Beh, non credo che avesse veramente bisogno di un detective, ma credo però di sapere perché l'ha assunta. C'è un libro che lei dovrebbe leggere, il primo di Woolly. Si intitola Un piccolo omicidio a Hollywood. Allora? Lo legga e basta. Sono certo che capirà. Allora, la mia offerta? Mi dispiace. Ho appena abbandonato il caso. Sarà l'esecutore di Woolly a decidere chi dovrà prendere il manoscritto. Scenda adesso. Ma Redford, senta, ci rimangono solo 2 settimane di tempo. Oh, sono commossa. Si tolga i pantaloni, prego. Sta scherzando? Senta, a causa sua, sono stata minacciata con un coltello, colpita alla testa e inseguita per tutta Los Angeles. E adesso mi sono stancata di ripeterle le cose 2 volte. Si tolga subito i pantaloni di dosso. Sei calmi, non la denuncerò per violenza e tentata rapina. Ma la mia auto è rimasta là, sull'Hollywood Boulevard. Le chiavi sono nei pantaloni. Ciao, Brady! Ehi, Eddie! Lavori fino a tardi, eh? Che cos'è? Un caso di divorzio? Stai seguendo un ragazzo con la sua amante? Qualcosa del genere. E vuoi un paio di riviste? O preferisci qualche fumetto? Grazie, Eddie, ma io sto cercando un libro. Nessun problema. Che cosa cerchi? Chandler? Hammett? McDonald? Dollar? Li ho tutti. Harrison Woolly. Un piccolo omicidio a Hollywood. Oh, è fuori stampa. Non è nemmeno bello. È stato il suo primo. Dicevano che si trattava di una strana autobiografia, prima che iniziasse a romanzare i casi reali. Conosci la trama? Se conosco la trama? Io conosco la trama di tutti i libri gialli esistenti. Sì, si tratta di una storia d'amore molto melensa. C'è uno scrittore di libri gialli che fa anche il detective e che poi si innamora di una donna. Davvero? Vuoi dei dettagli? Avrai i dettagli. Questa donna è un'attricetta. Sai, quella tipa che viene ammazzata nei primi 10 minuti di ogni film. Beh, nella vita reale lei è sposata con un attore finocchio. Lei e lo scrittore hanno una relazione, nasce un bambino. Oh, ma il finocchio sa che il figlio non è suo. Che cosa succede? Ti sto annoiando forse? Ma te l'ho detto, Brady, è un libro noioso, ma se lo vuoi te lo faccio arrivare. C'è qualcuno?
fermati, resta dove sei. Barbara, fermati. Cara, non avrai intenzione di ucciderlo. Vieni qui, su, lascialo andare. Almeno puntala su di lui. Non fare la stupida, lui è mio amico. Una valeriana per calmare i nervi di Barbara e invece per noi menta alla papaya. Dopotutto, dopo i 40 anni, abbiamo tutti dei problemi di digestione. Bene, lui che cosa ci fa qui, mamma? Beh, la polizia lo sta cercando. Dove poteva andare? Qualcuno mi vuole spiegare quello che sta succedendo qui? Non credo che Wolf o Maurice sappiano l'intera storia. E Gart non può parlare, per cui credo che tocchi a me. Io conosco Gart da anni, da quando Woolly... Beh, lui ormai è morto, per cui le autorità non potranno più fargli del male. Ho conosciuto Gart da quando Woolly lo ha aiutato a scappare di prigione. Cosa? Oh, era stata una grande ingiustizia. Nel Mississippi era stato ucciso un bambino bianco, tu capisci. Gart fu sorpreso a fare l'autostop e lo arrestarono immediatamente. Lo processarono e alla fine lo condannarono alla prigione. Per lui fu come un incubo. Da allora è muto. Dall'orrore non ha mai più detto una parola. E Woolly come ne è rimasto coinvolto? Beh, caro Woolly, Woolly non era certo il tipo che se ne stava fermo a scrivere lettere inutili. No, anzi, lui si fece un arsenale, prese 3 mercenari e andò nel Mississippi a liberarlo dalla prigione. Ci fu una sparatoria e qualche incidente. Fu così che Woolly perse l'uso delle gambe. Ma gli aveva ridato la libertà e Gart gli è stato molto devoto per tutta la vita, vero, caro? Vedremo se è vero. Allora perché se l'è data gambe sulla scena dell'assassinio? Perché hai il terrore della polizia, non l'avresti anche tu? Sei stato tu per caso a mettere sullo specchio quel bigliettino? Non sai chi l'ha spedito? La polizia. Adesso che cosa facciamo? Porta Gart di sopra, io vengo subito da te. Beh. Mamma, vai ad aprire la porta, adagio. Fa Fiori selvaggi finché non arrivo io. Oh sì, il mio film preferito. Torni a occuparti del caso. Non ho altre possibilità. Caro mio, caro Woolly, sei tornato dalla guerra finalmente. Oh, non sai quanto ho pregato per questo giorno. Non avrei mai sperato che arrivasse. Lascia che baci le tue manine. Lascia che mi inginocchi ai tuoi piedi. Barbara Brady vive qui? Oh, caro Woolly, hai sofferto. La guerra ti ha cambiato, Brady. Dimmi. Brady, dove sei? Dimmi che ti ricordi ancora. Sarebbe troppo, troppo crudele sapere che... Va tutto bene, cara. Oh, piacere di conoscerla. Accidenti, che tipo. Non credevo che vivesse davvero con sua madre. Oh, non le dia retta, è soltanto un pochino eccentrica, sa, malattia di famiglia. Davvero, però non mi sembrate così uguali voi due. Oh, ecco, ho ricevuto il messaggio della sua telefonata, voleva parlarmi. Ma cosa dici? Io non le ho telefonato. Andiamo, forza, Brady, la prego. È luna di mattina. Mi ha svegliato da un sogno stupendo in cui c'era una bella e calda brunetta. Spero che si tratti di qualcosa circa il manoscritto misterioso, per cui vorrei dare un'occhiata in giro. Oppure potrei lasciare qui i miei amici a controllarvi mentre vado a procurarmi un mandato di perquisizione. Non mi costringa a fare questo, la prego. Finnegan. Va nel salotto. Isaac, tu va là dietro. Lei sa che il manoscritto non si trova qui? E allora dov'è? Non lo so, non ce l'ho io. Brady, non capisco, ma quando si deciderà ad aiutarmi? Gar Jackson è ancora latitante, lo sa? Gar non è stato lui. Ah, sì? Beh, io non scommetterei la mia vita su questo. Ok, molto bene. Allora può cercare fino a farsi cadere gli occhi. Se ha bisogno di me, mi trova in cucina con mia madre. Brady, rilassati. Ora siediti, ti preparo una bella tisana. Non voglio erbe, voglio solo una risposta. Allora, Harrison Woolly era mio padre?
È tremendamente importante per te, dire. Beh, sai, è stato uno shock dal momento che pensavo che Adam Brady fosse mio padre. Forse perché quando sono nata io tu eri sposata con lui, mamma. Adam, caro Adam, no, ascoltami. Lui era davvero un uomo affascinante. Hai visto i suoi film, ma... Vedi, non si è mai veramente interessato all'altro sesso. Così, quando cominciarono a girare le voci e io rimasi incinta, beh, fu come prendere due piccioni con una fava per coniare un'espressione. No, per lui il matrimonio era sacro e intoccabile. Non ho mai visto tante stronzate in vita mia. Povero Adam, è morto così giovane, di cirrosi epatica. Mi consola che sia morto prima di diventare tutto giallo. Allora è per questo motivo che Woolly ha voluto vedermi, perché era mio padre. Beh, forse... Come forse? Oh, cara, che cosa penseresti di tua madre se ti dicesse che non potrà mai esserne certa? Ma erano tutti uomini così adorabili, tutti quanti. Non sei orgogliosa di essere la figlia di uno di loro? Sai, abbiamo parlato un po' troppo e si è fatto tardi. Ma quando la polizia se ne andrà, ci guarderemo il grande sonno. So che è quello che preferisci. Noi adesso andiamo di sopra, se vuole essere presente mentre controlliamo nella sua stanza. Lei lo sa che potrei arrestarla per occultamento di prove? Deve provare che sono in possesso di prove. Senta. Ho fatto fare dei controlli su di lei. Lo sa di trovarsi in una posizione molto delicata. Diciamo che io ho in gioco qualcosa di personale. Tenente, niente. Gliel'avevo detto. Ok, via Ashley che andiamo. Io faccio tutto questo per interesse personale. Si aspetta una promozione? No, vorrei un appuntamento con lei. Ma questo non sarà possibile se Jackson la ucciderà prima. Oh, ma che carino. È solo che ho la sensazione che lei sia davvero in pericolo. Lei mi piace molto. Non voglio che le succeda qualcosa. Metterò una guardia 24 ore su 24. Ma io non avrei nessun diritto costituzionale? Sì, il diritto di non essere ammazzata, finché lo posso evitare. No, sta bene, so trovare da solo la via d'uscita. Piaceva di giocare a guardie ladri con un tenente di polizia, ma sentivo che dovevo preoccuparmi di qualcosa. Forse era una sciocchezza, ma se Woolly era mio padre davvero, ero decisa a portare a termine l'unica cosa che mi aveva chiesto di fare. Avrei preso l'assassino del microchip e l'avrei consegnato alle Nahara Industries lunedì. Salve. Come si chiama? Io sono Miller, signore. Bene. Miller, crede che potrà dire al tenente Hanson da parte mia che, come cittadina che paga le tasse, mi sento offesa per come viene speso il denaro che io vi pago? Sì, signora, glielo dirò. Grazie. Se proprio mi deve seguire, pensa di lasciarmi un po' di spazio? Sta rovinando il mio stile.
Miss Brady? Lo sa, stavo cominciando a pensare che non sarebbe più tornata. Lo sa, credo che dovrò cambiare la serratura alla mia porta. Sono l'unica persona ad avere problemi nell'aprirla. In effetti, non sono entrato dalla porta. No, ho usato la stessa tecnica del professor John Scalese quando entrò nella stanza del biliardo di Gaglarone il rompicapo di Palazzo Pitti. Oh, beh, mi scusi, ma credo di non averlo letto. Non importa. E la prego, non faccia la sciocchezza di raggiungere quella pistola. Che schifo! Il croissant ha sporcato tutta la mia pistola. Così si rovinerà tutto il caricatore. Non sono abituati al cibo francese. Lo sa, questa è carina. Sei ironica, ma con decisione, sei molto carina. Comunque mi farebbe piacere avere di ritorno un messaggio altamente incriminante che ho recentemente spedito al dipartito. Lei stava forse ricattando Uli? Certo che no, signora. Quel messaggio era pieno di ironia sagace. Sì, per azzittire Uli, ecco. Volevo confonderlo un po' prima di consegnarlo alla polizia. Quindi lei ha conoscenza dell'evasione di Gart? Oh, no. Quello che sapevo sul conto del nostro amico era molto più pesante. Cioè, si trattava di alcune prove che lo vedevano coinvolto nel furto di gioielli del Belmondo Museum, il furto d'arte del Neufeld Galleries, il furto alla scorta di Wall Street. I crimini di cui ha scritto nei suoi libri? E l'assassinio del microchip? Credo anche questo. È stata l'unica volta in cui ho ammazzato qualcuno. Sì, certo, sarà stato un incidente, ma provocato intenzionalmente. Bene, Miss Brady, se adesso volesse darmi quel messaggio intimidatorio, non le dispiace, vero? È lì insieme alla posta, in mezzo alle bollette. Beh, questa sì che è davvero buona. Mi ero quasi convinta di aver cercato dappertutto. Io nascondo sempre le cose all'aperto. È l'ultimo posto dove si cerca. Edgar Allan Poe, la lettera trafugata. Già, il primo vero libro giallo. Complimenti. Stia attenta a quello che dice. Brady. Brady, ho qui tua madre. Non le posso credere. Non avrebbe mai fatto entrare nessuno. Ascolta attentamente. Barbara, non venire, è un pazzo! Oh mio Dio. Il manoscritto, in cambio di tua madre, alle 8 in punto, Western Costume, Hollywood. Vieni da sola, altrimenti sei un orfano. Grazie per non aver detto della mia presenza. Beh, io odio mangiare in fretta, ma devo proprio andare. Non posso davvero perdere tempo temperando matite. Dovevo quindi scambiare mia madre con quel manoscritto. La sua vita dipendeva dalla precisione degli uffici postali americani. Oh, Muldoon! Dove diavolo ti eri cacciato? Dammi la posta, ti prego. Succede? Ah, eccola qui. Stai aspettando una lettera da qualche spazio. Grazie al cielo, grazie al cielo! Aspetta un momento, aspetta un minuto. Ma che cosa diavolo stai facendo? Ho finito lo scotch. Ti piace il barbo? Sì, certo. Allora sei fortunato. Eh? Ecco. Grazie. E così rimasi sola con il gin. Io odio il gin. Allora, Uli probabilmente era mio padre, ma era anche un assassino. E qualcuno lo aveva ammazzato per 285 pagine dattilo scritte. Ma perché? Perché? E poi mi venne in mente. Non erano gli scritti di Uli che volevano. Si trattava di qualcos'altro, qualcosa nascosto agli occhi di tutti, in un posto dove nessuno avrebbe mai guardato.
Eccolo qui. L'ho trovato. Come la lettera trafugata l'avevo avuto sotto gli occhi per tutto il tempo. Che colpo. Ecco quello che stavano cercando tutti quanti. No. Non adesso. Non so quanto sia furba la ragazza, ma so quanto furba crede di essere, per cui se tentasse di andarsene di nascosto non la fermi, va bene? E perché? Beh, vede, c'è Manetti laggiù, ci penserebbe lui. D'accordo. Buongiorno. Salve. Che bei murales. È un nuovo tappezziere, ha molto talento. Vuole un drink? No, è meglio di no. Sono di turno. Ho qui un mandato di perquisizione. A meno che lei non voglia cooperare con me. Mi scusi, non mi occupo di perquisizioni. Come preferisce. Brady. Ciao, bellezza. Ho appena fatto una doccia e pensavo di fare due passi. Scusa, tesoro, non posso accompagnarti. La polizia è qui. Credo che vogliano mettermi nei loro schedari. Ehi, ma vado all'hockey, non al football. Lo sai che non faccio mai complimenti quando si tratta di sport? Senti, che ne dici se ti lascio un biglietto per la partita? Potresti addolcire il mio mal di testa al termine. E tu potresti addolcire il mio. Ci puoi scommettere, tesoro? Sì, ci vediamo domenica. Ciao. Ha letto di recente Dej Lemet. Perché le interessa? Spolveri le librerie un po' più spesso. Potrei dirle con esattezza quali sono i libri che ha consultato ultimamente. L'assassinio del microchip. Lo sa, è strano, non ricordo che Emmett avesse scritto questo. Credo che dovremmo leggere un po' di più noi cittadini. Non posso lasciarglielo. Oh, andiamo, ma che cos'è? Lei è pazza. Metta giù quella cosa. Si è preso mia madre, ha detto che l'ucciderà se non gli consegno il manoscritto. Facciamo intervenire no, i miei uomini. No, ci andrà di mezzo mia madre. Adesso me lo ridia. Ma che cosa vuole fare? Spararmi? Se devo scegliere tra lei e mia madre, non ci penserei due volte. D'accordo. Ok, adesso mi dia la pistola. Sì, certo. Riuscirà a portare tutto a termine. E adesso che si fa? Andiamo a fare una passeggiata. Ok, ho tutto sotto controllo. Potete andare. Sicuro, tenente? Sì, ci vediamo più tardi. A dopo. Thank you.
Non si fuma sulla mia macchina. Allora, com'è riuscita ad entrare nel giro dei detective? Cioè, cosa ci fa una bella ragazza come me in questo sporco lavoro? Sì, che ci fa una bella ragazza come lei in questo sporco lavoro. Sono fortunata, credo. Ah, sì? È ciò che dicono le ragazze che lavorano sul Senta, per ora non ho voglia di fare confidenze. Ho una pistola puntata su un poliziotto. La vita di mia madre è in grave pericolo e abbiamo una macchina che ci sta seguendo. Ah, sì? E dove? Pensavo che fosse uno dei suoi. Ah, lei ha troppa fiducia in me. Ok, svoltiamo qui. Ok, ora giri a sinistra nel parcheggio. Sarebbe stato meglio avere il servosterzo. Adesso fermi il motore. Aspetti un minuto, aspetti, non la punti in quel modo. E va bene. Non stava mentendo, ma poteva essere uno dei suoi. Pensavo che lo fosse. Anzi, io non capisco più niente. Tutto questo per uno stupido libro. Non è per il libro. Lo tolga dalla busta. È per questi. Sono microchip nuovi, eccetto uno, e scommetto che ci ha inserito un programma per un nuovo videogame, il più intelligente di tutti. Beh, ma che cosa ci fa attaccato al manoscritto di Woolley? L'aveva rubato. Sta scherzando. Lo voleva vendere al miglior offerente, alla Enahara Industries. Adesso scenda dall'auto. E allora chi può averlo ammazzato? Sono sul punto di scoprirlo. Apra il baule. Forza, eh? Mi ha detto di venire da sola. Deve entrare là dentro. Mi dispiace. No, andiamo. No. Aspetti un minuto. Io sono un tenente di polizia. Va bene. Prometto di rispettarla da domani in poi. Entri. Di dove ci troviamo? Silenzio! Mi faccia uscire di qui! Brady, che sta succedendo?
Zandra! Un piccolo trucchetto, Brady. Sali i gradini. Va dritta verso l'ascensore. Scritto nell'ascensore. Dov'è Zandra? Metti il manoscritto nell'ascensore. No, finché non avrò visto mia madre. Allora entra nell'ascensore. Zandra! Barbara! Zandra! Zandra! Vieni qui! Oh mio Dio! Zandra! Vattene di qui! È un pazzo! No, no, va tutto bene, mamma. Si sistemerà tutto quanto alla svelta. Mi occuperò io di tutto. Adesso dammi il manoscritto. Eri tu. Ma allora puoi parlare. Sei proprio stupida come lui. Ma io non riesco a capire. Uli ti ha salvato la vita. Mi ha fatto diventare un criminale. Hai portato il libro? Libera Zandra, prima di tutto. Dammi subito quel libro.
quando mia madre sarà al sicuro. Fermo! Fermo! Fermo dove sei? Hai mai sparato qualcuno in vita tua? Lo sai che cosa si prova? Ti puoi immaginare cosa si prova? Non credo ti sia possibile. Brady! Fuggire. Non puoi andare in nessun posto. Non ti puoi nascondere. Non osare avvicinarti. Io ho con me il microchip. Tu hai il manoscritto, ma io ho il microchip. Allora dammelo. Adesso lo ingoio. Fa pure. Lo ritroverò lo stesso. Ti prego, lascia andare mia madre. Nessuno. Nessuno deve sapere. Brady! Dove sei? Dammelo subito! No! Brady! Edwina Gaylord aveva ragione. I titoli dei giornali dicevano è stato il maggiordomo, e questa volta era vero. Il tenente Hanson è stato generoso nel condividere la pubblicità e ho ricevuto un paio di telefonate interessanti, ma non è cambiato nulla. Wolf ha portato Zandra a fare un giro a Palm Spring e io sono tornata in ufficio. Non mi picchi. Io... la porta era aperta. Ecco, ho pensato che se non aveva trovato ancora nessuno... ho risposto alle telefonate per lei. Phil Nanson è libera a cena oggi. Fammi capire fino in fondo. Io ti prendo a calci. Ti faccio fare una stupida commissione, ti minaccio di morte per strada e tu hai il coraggio di tornare. Un ragazzo che non ha voluto lasciare il nome ha spedito due biglietti per la partita di domenica prossima. Ah, mi piace il tuo stile, ragazzo. Questo significa che ho il lavoro? Fammi vedere le gambe. Thank you.
Se è amore, sei su MGM. Amanti, complici, nemici, voltarmi le spalle, innamorati. Da qui in poi voi due dovrete improvvisare. Ogni storia. Voglio passare la notte con te. Romantica, intensa. E io sono cambiata. Cos'è che desideri di più al mondo? O pericolosa. Non ce la farai a uccidermi. Va sempre vissuta in due. MGM presenta un ciclo di film dove la coppia è protagonista. Per il ciclo Coppie da Leoni. Credi che avresti avuto tutto questo senza di me? Giovedì 15 settembre alle 21, Rob Lowe e James Spader in Cattive Compagnie. Su MGM. Amori